Dal racconto Notte di Ferragosto di Andrea Camilleri, tratto dalla coscienza di Montalbano. Da anni e anni, oramai avvigata, si era pigliata l'usanza che la notte di Ferragosto, quella tra il 14 e il 15, chi ossà di mezzo paese scassasse per andare a passare la serata nella playa. Era una specie di migrazione momentanea. Vigata restava deserta, proprietari ne diventavano cani e gatti. I ladri di casa non si perdivano l'occasione e si arricampavano magari dai paesi vicini. Evidentemente si erano passati la parola. La prima ondata di genti, che si appresentava appena che il sole accennava a calare, era formata da intere famiglie, comprendenti tre o quattro generazioni, dai catanonni quasi centenari ai lattanti. E ogni famiglia si portava appresso, a parte littini e segge per i più anziani e carrozzine per i più picciribbi, le immancabili e grandissime lande di cuddiruni accattate nei meglio fornai di Vigata, che potevano essere magari tre o quattro a seconda del numero dei componenti o della loro voracità. Rotoli di sosizza e relativo attrezzo necessario per arrostirla, attrezzo che variava dal semplice e povero fornello di ferro a carbonella a ricche e sparluccicanti apparecchiature per il roast beef. Naturalmente, ogni famiglia aveva i suoi radioni portatili che mandava al volume massimo di necessità, perché altrimenti avrebbero dovuto ascoltare la musica del vicino. Verso le 9 il sciauro del mare scompariva, sommerso da un pesante odore di salsiccia arrostuta. Se un forastieri fosse capitato nei paraggi e avessi respirato quell'aria, sarebbe restato a digiuno appena semanata, tanto si sarebbe sentito saziato.